quel posteriore nero, bravo. Vedete la differenza dell'altezza del nodello? Se nessuno guarda là, non lo vedrete. Allora, tra l'altro, c'è una cosa che si può apprezzare sul posteriore destro, che a differenza di un piede che fosse, diciamo, che è spezzato l'asse falangeo perché c'è una contrattura del flessore profondo, in questo posteriore potete osservare che la parete dorsale è convessa. Che vuol dire quando la parete dorsale è convessa? Vediamo un attimino. Carlo, sicuro che è un righello per misurare. Ecco, oh, bravo, cioè, mi leggi il pensiero. Perciò se noi appoggiamo una linea dritta, vedete che qui fa così? Opa, opa, ne sacciamo un po'. E allora no, è un aspetto convesso della parete dorsale, che significa, tanto non è normale, un cavallo normale ha un profilo rettilineo e il piede è un pochino più dritto degli anteriori, che ha una tendenza quasi a una leggera concavità, no? Appena se guardiamo le linee di crescimento, mi è partito il microfono, no? Se guardiamo la linea di crescimento, sono un po' più divaricati ai talloni che in punta, perciò cresce un pochino di più ai talloni che in punta questo piede. La inversa è il posteriore destro, vedete come le linee di crescimento sono più compattate ai talloni che in punta? Sì o no? Sì. E quello porta ad avere un profilo convesso, sì o no? Allora, che pareggio consigliate per il posteriore destro? Alzate la mano, che qualcuno parla, eh? Dobbiamo salvarle tutto il tallone che ha? No, dobbiamo pareggiare il tallone il più che possiamo, no? Perché è già molto... Qual è l'organo che è potenzialmente a rischio è nel posteriore destro? Sì, il nodello, più che il nodello stesso, il? Tutta la mattina abbiamo parlato. Oh, ragazzi, quello che era un muscolo prima. Come si chiama? Il? Sospensore. Bravo! Ricordatevi che è nel posteriore. Il flessore superficiale è quasi un legamento, non ha un grande ventre muscolare, non ha una grande azione attiva. Perciò, tra l'altro, è un po' più difficile da vedere dopo quando lo giriamo, lo vedrete, vedete che l'angolo che forma il garetto è un po' aperto sul posteriore destro, molto più aperto che sul posteriore sinistro. Cioè è l'angolo, tra qui, tra la tibia e il metatarso, e nel sinistro è abbastanza normale e nel destro diventa, questo angolo si apre molto e diventa quasi 180 gradi, come se avesse perso l'angolo del garetto, no? Perciò tutto carica direttamente sul nodello, sovraccaricando il sospensore. Che vogliono fare cavalli come quelli? È l'unico muscolo e tendine che hanno a disposizione per sollevare un pochino il nodello e il sospensore qual è? Il? Ascolta ragazzi, ci sono tre strutture, il sospensore busca, il superficiale abbiamo detto che è un allegamento e il posteriore, oh, perciò lasciamole un pochino di punta, un po' di copertura o almeno non le togliamo troppo indietro e togliamole un po' di talone se possiamo. Questo per il anteriore darà l'impressione che la crescita dei talloni del piede con la balzana, il piede sinistro è un pochino di più che quello del destro, anche se poi i talloni ce l'ha anche belli sul destro, non è che sono molto sfuggenti. Allora adesso possiamo farle una prova d'estensione, ricordatevi che era un pochino zoppo, il cavallo è molto lungo, cercherò di far vedere. Eh?
Sì, lo facciamo con i ferri e poi pareggiato, come suggerivi te. Poi abbiamo parlato del soletto, eccetera, eccetera, ma ci sono delle cose che, per esempio, qui questi fettori non sembrano in un super stato. Vediamo se sono compatibili con mettere una soletta. E il cameraman può vedere qui all'interno del piede? Sì, già lo vedo. Devi venire di qua però. Vieni verso di me. Vieni verso di me. È un piede che per natura è molto forte. E questo può essere un vantaggio o uno svantaggio. A volte per un cavallo è un svantaggio, perché come non perdono i ferri, se tarda un pochino troppo a riferarli. Se vedete qui quanto è lungo. Poi il glomo interno è un pochino più risalito, ma il piede se n'è andato di lato. Se non vieni di qua a filmare non lo vedrai mai. Ok, allora giriamo un po' il cavallo verso la camera. Metti la testa qua. Alzalo te che così lo vedi. Faccio io. Il piede è un po' svasato in qua. Non giudicare mai una ferratura quando è stata rimasta così a lungo sopra il cavallo, eh? Pausa pubblicità. Che cosa le piaceva alla fine? Ce l'hai? Guarda un pezzettino. Che bravo Cicciolone. Adesso non sarebbe una cosa molto realistica, però lo facciamo per farvi vedere lo stesso. La prova d'estensione non è iperrealistica quando sono così lunghi. Giriamolo con la testa verso il nostro pubblico, pian pianino, con un pezzettino di pane per incoraggiarlo. Bravissimo. Allora, ho bisogno di un altro assistente. No, Carlo mi aiuta. Allora, come non era molto bello da vedere sull'anteriore sinistro, iniziamo sempre sul piede migliore, che in questo caso era il destro. È uguale, va bene qui. Ok. Non so se passiamo là dopo quella calona là. Sì, passa? Ok. Allora, quando facciamo la prova, sistemiamo l'anteriore dove stava il piede prima e poi cerchiamo di metterlo abbastanza centrato. A quel punto l'aiutante si alza l'anteriore, te le dai un po' di pane e le dici quanto è bravo. Ferruccio, un panino. Bravo. Se uno, lui è un po', non so se la camera sta registrando o... La camera è lì. Esatto, però non è inutile il mio lavoro. Allora, si può vedere che è un po' rotato in fuori. Che... Allora, noi prendiamo e vediamo qual è la sua tolleranza all'estensione dorsale. Allora, l'errore che fanno tutti è guardare sempre il livello, non importa. Bisogna guardare il cavallo, soprattutto questi muscoli che si chiamano... un nome complicatissimo che non dimentico sempre, ma qualcosa come cleidostediomastoidei, le vedete là? Questa linea muscolare qui, vedete che quando arrivo là si contraggono tutte le volte, io scendo, salgo e se lo vedete è addirittura assaltato. Non perdo la mia memoria, no, aspetta, perché così ho già fatto una misura. Siete convinti che era la sua tolleranza? E non era altissima, era 29, ok? 30. Che, ricordatevi, ha un sacco di leva anche, quando lo accorciamo, cioè, però non è che era. Comunque, come è saltato, tocca rimpiazzare il piede. Però la misura della tolleranza alla estensione dorsale, che è il test più classico di tutti questi,
è la cosa che è un pochino più difficile da stabilire, perché mentre che la tolleranza alla elevazione laterale mediale è perfettamente obiettiva, perché dipende dal momento che si alza l'altra parte del ferro, quella dorsale è osservare l'atteggiamento del cavallo. Qui non c'erano dubbi, no? Quattro volte sono andato là, quattro volte ha tensato il muscolo, la quinta volta addirittura ha saltato giù. Io ho mantenuto quello. Ok, adesso il cameraman deve insegnarsi quando esattamente si alza. Già si alza, vero Carlo? Sì. Tocca là o no? No, no, sta alzando, è alzato di mezzo centimetro. E là? Dove? Dimmelo te, perché io sto abbassandomi. No, 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 te lo dico, vai, ancora un filino, è contro. Ok, perciò ha ovviamente un impedimento meccanico abbastanza serio, perché ha 10 gradi. Ricordiamoci che stiamo misurando con un piede molto lungo. Io ultimamente mi occupo anche di vedere qual è la tolleranza all'elevazione palmare. Il problema è che nel studio originale non fu mai non si pensava che si potesse fare con la stessa tavola, invece si può fare benissimo. Allora io non so quello che è normale. Io ho considerato, con l'esperienza che non è basata su studio scientifico come altri tre valori, come l'altra direzione, che quando vanno a 25 gradi senza protestare mi sento abbastanza tranquillo. E lui non sembra molto contento, avete visto? Sì o no? Ed eravamo a un scarso 20. Perciò è un cavallo che dobbiamo alzare le talloni? No! Perché, avete capito? Lo che stiamo cercando di fare, i cavalli sono come i bambini, come la pediatria. Questi non parlano. Perciò bisogna capire il loro... Sì, perciò... Facciamo un po'. Vieni un po' sì. Perciò abbiamo... E questo sarebbe il piede buono, eh? Cioè, vediamo quello che troviamo sul bianco. Ok. Affacciati in avanti, bravo. Adesso un assistente del pubblico deve dirci esattamente quando inizia a alzarsi questo bordo. Ok? Questo mi sembrava un po' esagerato. Però veramente non è contento, eh? No, sente subito. Però forse là. Lo vedete? Allora, se 3-4 volte fa lo stesso e siamo là a 12 gradi. Qualcuno lo segna? No, indietro era 20. Dietro 20. Dietro era 20. 14, era 10, 12. Allora, 30. Dorsale. Laterale 10, mediale 12, palmare 20. Perciò è un cavallo che non vuole andare da nessuna parte. Almeno non lungo così. Io riguardo il cavallo. È rilassato? Ciao bello. Lo vedete? Io ho passato, io torno là e le sai. Vedete come si contrae e si butta indietro? Vedete? Perciò là mi blocco e siamo a 30 gradi esatti. È scivolato addirittura un po' perché i ferri sono un po' lisci. Credo che farò la palmare, perché quella la posso fare. La lateromediale dovrò ripiazzare. Quando ho fatto questi test state molto attenti, perché è tipico del cavallo che con il posteriore ipsilaterale, dove state voi, vi fa così, o sulla mano o sul piede, eh? Perciò vigilatelo. Avete visto? Adesso siamo a un 13
si guarda dall'esterno. Sto guardando io. Ancora no. Ancora no. Ora. No. Ora. L'ho visto muoversi. E i 16. A noi ci è sembrato tutti e due un pochino più birichino sul sinistro questa mattina. I valori sono questi valori. Vedo l'anteriore sinistro, l'anteriore destro e i 4 direzioni. Allora, questi erano 32. L'anteriore sinistro era 25, questo era 19-20. E l'anteriore... L'ha scritto là. Ah, sì, già scritto. E anche lui ha usato lo stesso meccanismo di scriverli su un cerchietto perché è molto più intuitivo, no? Non se lo ricorda uno. Se uno dice estensione dorsale, perciò ce l'abbiamo. Sì, perché no? I ferri ci danno anche un po' di informazione a volte. Così che vedono loro i piedi dietro. Ferri offrono spunti interessanti tanto della faccia superiore come della inferiore. Sulla faccia superiore si vede ormai ben poco perché è un po' che c'era della merda là sotto. Vedete che anche se il cavallo è leggermente rotato in fuori con tutto il membro, c'è leggermente più consumo all'esterno della punta, no? Questo è l'anteriore destro, perché c'è un attimino più di consumo là. Si vede bene. Sì. Ho l'anteriore sinistro, è sempre marcato un po' di più il consumo sull'esterno e qui vediamo anche, questo era il piede che se n'era andato un po', vediamo più pressione qui sulla parete mediale, no? Sulla faccia superiore, se n'era andato un pochino in là il piede. E non è da criticare il maniscalco in questo caso, è da criticare anche il periodo molto lungo di ferratura. Allora, io sono della opinione che con l'età sono diventato dell'opinione che non ci sono, soprattutto dopo aver conosciuto gente che ne sa molto di più di me, che non ci sono mille forme di pareggiare un cavallo. Florian ne parlava delle diverse filosofie di pareggio, ma in pratica qui abbiamo un fettone che rischiamo di fare un bagno di sangue alla prima. Quello che è importante trovare l'apice del fettone e poi solo togliere la suola che si squama naturalmente, cioè non andare a pareggiare dentro di il, secondo uno dei miei strumenti favoriti, credo di averlo portato, ma non lo so. Dimmi quello che serve. Ma penso di averlo, forse, no? No? Ce l'hai una mezza tonda? Sì. Okay. Come la vuoi? 12, 14, 16. No, una tenaglia mezza tonda. Ah, non avevo bisogno di... Io pensavo di averne portata una. Altra? Sì. Per esempio, questi si rompono appena li guardi, allora mi piacciono più. Poi sono un feticista delle barre, già quando sono là evito di sciuparli. Questo rosso che vedete spesso è una suola molto lunga, è un batterio che si chiama Serrazia e che dà questa colorazione rossa. Poi seguo, sono abbastanza minuzioso e nel seguire
la linea bianca fino al piano della suola, diciamo, compatta. E questo mi dà il mio pareggio, la mia linea di pareggio. E in realtà è abbastanza semplice. Adesso lo connego anche con altre cose. Per esempio, a me senza ferro mi sembra nettamente più lungo questa distanza. Non so se il cameraman questo lo vede. Supicio. Da qui a qui e da qui a qui c'è più distanza qui che qui. Sì o no? Corrisponde con il fatto che il mio piano della suola grossolano è più profondo qui che qui. Perciò se, come dicevano, se cammina con un'anatra, suona con un'anatra e l'aspetto un'anatra, è più probabile che sia un'anatra, cioè più probabile che si sia giustificato pareggiare di più a qui al lato laterale. Vedete che già in prevenzione al... è un cavallo al quale le verrebbe bene una giustatura di quale abbiamo parlato, alla francese? Sì o no? Perché? Perché aveva delle grandi riduzioni alle prove di elevazione laterale e mediale. Adesso, come questo è il piede un pochino più dritto, con delle... posso usare la mia? Ah, vuoi la Ferd? Sì, l'avevo portato. Sì. Come c'è... e era anche ostico alla elevazione palmare, e è un cavallo che ha una tendenza a fare più talone che crescere più in talone che in parete dorsale, visto che anche adesso ho tagliato al minimo quanto talone come in punta, no? Avete visto che forse sono stato un po' conservatore e nel pareggio con la tenaglia, perché io molto di questo qui lo darò per alcune scuole di mascalcia. Questo è un peccato mortale, avere tutto questo vuol dire che non sei bravo col coltellaccio con la... voglio darle un leggero una leggera sbarchettatura, se vogliamo chiamarlo così, anche ai talloni, per quella ragione là, è che era intollerante alla elevazione. Lo vorrei anche